Salutiamo con favore gli ultimi avanzamenti ottenuti al tavolo nazionale di ieri con Mondoconvenienza dai sindacati confederali. È un tavolo che sta fornendo risposte importanti per tutti i lavoratori del sistema degli appalti di Mondoconvenienza a livello nazionale. Così CGIL Filcamps FILT Firenze e Filcamps CGIL Toscana commentano il tavolo nazionale di ieri sulla vertenza che coinvolge anche il sito logistico in appalto di Campi Bisenzio, dove da mesi è in corso una protesta. In particolare, spiega la CGIL in una nota, il regolamento aziendale che veniva unilateralmente applicato in deroga ai contratti nazionali e che sanciva trattamenti discrezionali e illegittimi nei confronti dei lavoratori e rischiava di mettere in discussione il valore regolativo del contratto nazionale, viene tolto di mezzo. Dal 1 ottobre si tornerà all'applicazione dei contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale. Per la CGIL, l'altra importante novità che questo tavolo sancisce è il passaggio al contratto nazionale merci e logistica. Questo regime di transizione, caratterizzato dall'applicazione del contratto multiservizi, si spiega, traghetterà in tutti gli appalti relativi al trasporto, alla consegna e al montaggio il passaggio al contratto di merci e logistica. Di tutt'altro avviso il sindacato Sicovas, che ha deciso di proseguire lo sciopero e anzi di estenderlo a tutta la filiera. La truffa è servita via il regolamento aziendale, ma resta il contratto pulizie multiservizi, sostiene il sindacato Sicovas, che aggiunge: restano le paghe da 6,80 euro lordi l'ora, resta il meccanismo infernale dell'identità di trasferta su base mensile, restano i 25 licenziamenti. Niente di niente di quello per cui da 110 giorni facchini, autisti e montatori in appalto di Mondoconvenienza stanno scioperando.